Eccoci qua, ancora. Questa volta parliamo di un libro molto bello, Svegliare i leoni. Gonda Goshen, l'autrice, un'autrice israeliana, giovane, ha credo 38 anni. E questo è uno dei suoi tre libri pubblicati in italiano. Svegliare i leoni, qual è la storia? La storia è abbastanza, l'inizio è abbastanza semplice, fra l'altro lei lo dice subito nella prima pagina. Un neurochirurgo israeliano a Be'er Sheva, quindi vicino al deserto del Negev, che lavora appunto in un ospedale, tornando a casa una sera con la sua jeep, investe involontariamente in pieno deserto un clandestino somalo che è sbucato improvvisamente dal lato della strada. Si ferma ovviamente. E vede subito che, pur essendo ancora vivo, non c'è speranza per questo clandestino medico, quindi è in grado di fare una specie di diagnosi, no? A questo punto si trova di fronte a una scelta, la scelta di portarlo in ospedale o chiamare i soccorsi, in qualche modo insomma fare qualcosa per lui, anche se sa che non può fare nulla. E l'altra possibilità è quella invece di scappare, di fuggire. Lui sceglie la seconda. Se ne va a casa, la sua coscienza è a posto, nel senso che sa che non avrebbe potuto fare nulla per lui. Bene, la storia sarebbe finita qua se non fosse stato visto da qualcuno. E questo, l'essere stato visto da qualcuno, lo porta alla fine ad una situazione nella quale viene ricattato e viene obbligato a seguire come medico un gruppo, fra l'altro abbastanza ampio, di clandestini somali arrivati dal deserto attraverso l'Egitto, che naturalmente in quanto clandestini non possono essere curati da nessuno, e quindi lui comincia a curarli. E qui inizia una storia di scuse, una storia di bugie, una storia di compromessi, perché lui deve di giorno lavorare nell'ospedale e la notte invece lavorare per questi immigrati clandestini. E questo cosa comporta? Comporta una serie di bugie che lui deve dire in ospedale, perché spesso si assenta, spesso non riesce, non trova delle scuse per non fare i turni serali o notturni, insomma lavora molto meno, prende delle ferie, ma quello sarebbe anche normale. E poi deve anche giustificare il suo comportamento con la moglie, che fra l'altro è una poliziotta e che conosce il caso di questo giovane clandestino che è stato lasciato sulla strada, investito, e il pirata se n'è andato. Questa situazione veramente complicata, che naturalmente ha una fine, e che chiaro, non vi racconto, come non vi sto raccontando altre cose. Perché è bello questo libro? Perché prende in considerazione due aspetti. Primo, descrive molto bene i rapporti dal punto di vista psicologico di questo medico con la moglie, con i figli, quindi all'interno della famiglia. Le giustificazioni, i sospetti, le relazioni, no? Le dinamiche che avvengono all'interno di questa famiglia che tende verso la disgregazione proprio per il comportamento estremamente strano e non giustificabile del marito. Il secondo aspetto è invece di tipo sociale, perché in questo libro si prende in considerazione, insomma, si parla di un problema che è quello dei clandestini che arrivano dalla Somalia attraverso il deserto, attraverso l'Egitto, e che in qualche modo insomma rappresentano un problema per lo Stato di Israele, che insomma deve gestire questa situazione. È un problema che a volte viene nascosto, a volte non viene preso in considerazione. Quindi insomma questo libro lo fa emergere nella sua drammaticità. Bene, vi consiglio veramente di leggerlo. Concludo dicendo come sono venuto a conoscenza di questo libro, che non conoscevo. Perché c'è un gruppo di lettura della letteratura moderna israeliana, un gruppo di lettura che fa capo al centro Amilcar
Cabral di Bologna, trovate facilmente l'indicazione in internet. Questo centro Cabral che cosa fa? Organizza delle discussioni su dei libri che vengono letti. Grosso modo una volta al mese si dà l'indicazione di un libro da leggere, chiunque se lo compra, se lo legge e può partecipare a una discussione che avviene online sulla piattaforma Google Meet, coordinata da c'è una coordinatrice di questo centro Cabral, e ci sono anche un altro gruppettino di persone estremamente di ottimo livello dal punto di vista della conoscenza, della letteratura e anche della situazione medio orientale, e poi ci sono tutte le persone che vogliono partecipare a questa attività, magari solo ascoltando oppure dicendo la propria opinione, intervenendo su quello che hanno letto. Per chi ama la letteratura israeliana moderna è un ottimo modo per approfondirla e per partecipare basta mandare una mail, ci sono indicazioni molto, molto chiare, facilissimo, ovviamente avere questo Google Meet e leggersi il libro, ve lo consiglio veramente. Ecco, quindi questo è il libro, Svegliare i leoni, la casa editrice è la Giuntina, ormai ben conosciuta fra coloro che frequentano la letteratura israeliana e basta, buona lettura.